In questo noi abbiamo organizzato anche un convegno venerdì in cui, che ha visto la partecipazione importantissima di rappresentanti e di gente che ha vissuto la riqualificazione dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, il San Giovanni, che un po' ci ha raccontato come loro hanno fatto, chiaramente con la spinta di Basaglia che è stata fondamentale a riqualificare e ridare alla città quel complesso lì. Loro ci hanno offerto anche il loro aiuto, sia in termini di cooperazione sociale, sia in termini di aiuto poi nella realizzazione di progetti del genere. In quel convegno è intervenuto anche l'assessore Masciocco, l'assessore alle politiche sociali del comune, che ci ha detto cose importanti che insomma credo che le dovrebbe ridire presto con più forza, ma soprattutto passare dalle parole ai fatti, perché di parole ne abbiamo sentite fin troppe. Comunque le parole che ci ha detto è che visto l'uscita insomma dalla fase emergenziale, chiamiamola così, del debito sanitario della regione, non ci sarebbe più necessità di vendere, e quindi il comune si deve fare garante in prima persona e deve chiedere con forza l'uscita di questo patrimonio dal patrimonio disponibile dell'ASL. Quello che poi abbiamo chiesto con forza, e che anche questo deve essere assolutamente, poi oltre le parole anche i fatti, che il Comune si faccia garante di un tavolo istituzionale di confronto tra tutti i soggetti per capire la destinazione di queste, di quest'area, magari anche, come si diceva, con un processo partecipato, anche se insomma noi continuiamo a dire sta cosa e ci dicono sempre di sì, però poi non mi sa che non hanno capito bene che significa, forse glielo dovremmo spiegare un pochino meglio. Ci sono moltissimi progetti che potremmo qui inserire anche per rafforzare i progetti esistenti e già finanziati. Questo luogo potrebbe accogliere la famosa Casa dei Cittadini, per esempio, di cui tanto parliamo. Questo posto potrebbe accogliere spazi per artigiani, spazi espositivi, spazi artistici. Insomma, sono 27 edifici, noi lo ricordiamo, sono tantissimi, e tra l'altro sembra anche una città questo luogo. Qua l'Aquila, forse non lo sappiamo, ma oramai c'è un'infiltrazione mafiosa e camorristica impressionante, cioè questo è diventato veramente un territorio da far west, quindi la lotta di un gruppo di persone che sicuramente aumenterà, perché la gente comincerà giorno dopo giorno a toccare con mano che forse la follia di questo gruppo di persone corrisponde alla realtà. Inizialmente la maggior parte della popolazione diceva: ma questo è un gruppo politicizzato, un piccolo gruppo. Adesso comincia a porsi delle domande, e più domande si porrà, più queste persone cominceranno ad avvicinarsi. Per quanto riguarda la mobilitazione, perché adesso sta per arrivare, ripeto, il secondo terremoto, ed è quello economico, ed è quello che metterà in ginocchio questa popolazione, quindi dovremo sicuramente fare una mobilitazione senza precedenti. Le 2000 persone a Roma, quelle là in confronto dovranno essere veramente un numero sparuto. Noi dovremo presentarci in questa mobilitazione almeno in 20.000, cioè ognuno di noi avrà l'obbligo, avrà il compito di convincere, di portarsi con la forza legati, comprandoli, facciamo come ci pare, dovremo portare un sacco di persone. Brevissimo, perché ho solo una comunicazione, volevo ricordare a tutti che sabato 22 col gruppo di lavoro sulla ricostruzione sostenibile abbiamo organizzato questa tavola rotonda, diciamo una forma di ricostruzione che punta al risparmio energetico, quindi un ritorno in termini ambientali, economici, sulle bollette, sociali, insomma, quindi un progetto concreto che vogliamo esporre alle istituzioni. Abbiamo invitato e hanno confermato la propria presenza per sabato alle 4 al tendone a Piazza Duomo, Chiodi, Cialente, Fontana e Del Corvo. Sarà un momento, credo, in cui ne dovremo essere tanti, perché è il primo momento di confronto concreto con le istituzioni, e io credo che sia una grande prova di maturità e anche di competenza da parte nostra, che questo primo incontro non avviene così, un incontro generico sul nulla, ma è un incontro su un lavoro su cui noi comunque il gruppo di lavoro ha lavorato tanto. Sarà fondamentale appunto che impostare la discussione con una proposta concreta, che è quella appunto di un investimento per chi vuole fare appunto interventi di edilizia, di risparmio energetico nella ricostruzione, la copertura appunto dell'investimento e ulteriori incentivi all'interno del cratere, puntando soprattutto anche agli edifici pubblici, che è una vergogna se verranno ricostruiti così come erano. Quello che è stato detto a proposito della riqualificazione di questo luogo, in realtà tanti di noi lo stanno chiedendo da anni.
lo stanno chiedendo intanto già da lontano 2005-2006, da quando appunto venne presentato dalla ASL questo progetto di riqualificazione per questo luogo. Venne approvato per un primo importo pari a 3.600.000 euro, prevedeva appunto la riqualificazione di tutti quanti questi edifici che chiaramente, tenendo a mente il discorso relativo alla salute mentale, potesse essere comunque un'azione di coinvolgimento nei confronti di tutta quanta la città. Sono previsti in questo progetto studi artistici, sale multimediali, piscine, palestre e tutte quante le altre attività che appunto fanno riferimento ad un discorso di prevenzione legati a quelle che sono le priorità assegnate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutto quanto questo complesso che ve lo posso assicurare a livello nazionale ci invidiano, perché comunque è di un esempio di giardino all'italiana come pochi ne sono rimasti in Italia. Sono presenti anche degli alberi rari, quindi dicevo è un patrimonio di inestimabile valore sotto tutti quanti i punti di vista, storico, architettonico, ed è di inestimabile valore soprattutto per quello che rappresenta la cultura e la memoria della nostra città. Il fatto che comunque nella delibera del 2006 da parte della giunta regionale sia un patrimonio che può essere venduto, specifica nella delibera con vincoli, nel senso che è un patrimonio che nel caso di un'eventuale vendita gli introiti devono ritornare nell'ambito della salute mentale. E quindi la domanda che sorge spontanea, come suol dirsi, è questa: ma se il ricavato non può essere utilizzato per il ripianamento del debito della sanità, ma per quale motivo allora per quale motivo deve essere venduto? Questa iniziativa di oggi, le altre iniziative che si sono avute nel corso degli anni precedenti, devono appunto andare in una sola direzione, che è quella di opporci con tutte le nostre forze a che questo patrimonio non venga, non dico nemmeno venduto, ma svenduto. Quindi non solo questo patrimonio non deve essere venduto, ma soprattutto non deve essere venduto tutto il restante patrimonio della ASL, perché la ASL qui all'Aquila e soprattutto nel centro storico è proprietaria di immobili di grandissimo valore storico e culturale. Tutto quanto il perimetro che circonda Piazza Duomo per una grandissima percentuale è di proprietà della ASL. La proprietà della ASL arriva fino a via Vetusti e termina con via dei Sali, quindi anche questo è un patrimonio che in parte è sottoposto a vincoli, ma in parte non ha nessun tipo di vincolo, e quindi soprattutto dopo quello che ci è capitato, io ritengo che il patrimonio, che è il patrimonio storico e culturale di tutta la città, non debba essere assolutamente venduto. Diciamo no alla vendita dell'ex ospedale neuropsichiatrico e no alla vendita del patrimonio immobiliare della ASL. Molto brevemente, credo che, visto che ci sta il Giro d'Italia mercoledì, qua sarebbe il caso di pensare a delle iniziative di visibilità, no? Quindi magari pensare a delle azioni pure quando passano, con le biciclette, striscioni, cose, insomma, fa vedere in diretta diciamo che ci siamo qua all'Aquila. Poi tra pochi giorni verrà fuori il nodo delle tasse, no? E quindi diciamo che le istituzioni già si stanno a muovere con delle prime dichiarazioni, no? Che dicono che è impensabile, che bla bla bla. E chiaramente questa sulle tasse deve essere una mobilitazione che deve essere organizzata, no? E soprattutto deve essere organizzata prima che la organizzano le istituzioni, perché io personalmente non ho nessuna intenzione di andare a Roma sotto Palazzo Chigi eccetera insieme al sindaco Cialente e a qualche un altro, perché diciamo che non è possibile che noi andiamo ad appoggiare delle iniziative del sindaco quando appunto un mese fa il sindaco dice che non ci stanno problemi, 20 giorni fa fa una lettera a Bertolaso in cui gli chiede scusa per la cittadinanza, per la mancata cittadinanza onoraria, e insomma ieri si faceva la battuta che sugli errori di Cialente da qua
A un anno non basterebbe un terabyte di memoria di massa. E, diciamo che il mio invito è quello a iniziare a pensare subito a una mobilitazione che sia autonoma su questa cosa delle tasse e che si rivolga ai cittadini.